Amiche e amici di Radio.Nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessandro Montano per questo appuntamento di venerdì 24 novembre 2023, il giorno di vigilia ad Atalanta-Napoli, il giorno di vigilia anche per Salernitana-Lazio, che sarà il nostro tema a partire dalle 13.30 quando apriremo la pagina dedicata alle altre campane, ma soprattutto oggi è il giorno in cui Walter Mazzarri torna a parlare da allenatore del Napoli. Giovanni Annunziata, buongiorno, ben ritrovato. Tanta attesa, tanta curiosità, anche tanta speranza. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Abbiamo tanta curiosità di scoprire quello che sarà il Walter Mazzarri 2.0. Iniziamo col dire che il buon umore sembra essere tornato nello spogliatoio del Napoli. Adesso dobbiamo un attimo capire quello che andrà a trasmettere anche in conferenza stampa lo stesso nuovo allenatore del Napoli, perché Garcia già dalle parole alle vigilie delle partite non è mai stato tanto convincente, pre-partita, post-partita. L'unica volta in cui forse ha dato qualche speranza, qualche cosa di positivo, e non chiaramente di tecnico, perché di tecnico non ha mai portato nulla di concreto in conferenza stampa, è stato alla presentazione iniziale, alla primissima conferenza nel Bosco di Capodimonte, quando ci fu quella grandissima presentazione con la presenza del presidente De Laurentiis. Quindi lì ci fu una prima impressione positiva, buona. Quella di oggi non sarà una conferenza stampa di presentazione, chiaramente non ci sarà il presidente De Laurentiis che è stato operato al menisco mediale, da capire i tempi di recupero forse, al di là degli scherzi comunque, quindi non ci sarà, sì, De Laurentiis, però ci sarà Mazzarri che parlerà quindi della partita. Gli verrà inevitabilmente chiesto, gli chiederemo sicuramente di quello che è il suo ritorno, le sensazioni, le emozioni, il cambiamento rispetto al suo vecchio Napoli, però fondamentalmente domani si scende in campo contro l'Atalanta e quindi si parlerà tanto, soprattutto di campo, di calcio, di quella che sarà appunto la partita contro i nerazzurri. Tanta curiosità anche di capire quale sarà il primo 11 schierato da Walter Mazzarri nella gara di domani. Io intanto vi ricordo un po' le coordinate con cui interagire con noi, il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo anche il nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport. Vi ricordo anche che Radio.Nuovo sbarca anche in televisione con la nostra applicazione per Smart TV completamente gratuita, così come è gratuita anche la nostra applicazione mobile per Android e iOS. Potete seguirci in negozio, la vostra attività commerciale, in macchina, per casa, insomma ovunque vogliate, vi facciamo compagnia con le nostre due di sport, con lo sport che poi tornerà già a partire dalle 19 con Campania in campo, ancora col sottoscritto, poi nel corso del nostro lunghissimo pomeriggio, tanta buona musica e tanta informazione, quindi restate incollati sulle frequenze di Radio.Nuovo. Restate incollati anche perché poi nel pomeriggio ascolterete parte della conferenza stampa di Walter Mazzarri, soprattutto negli appuntamenti con l'informazione regionale, la nostra redazione. Mazzarri che parlerà alle ore 15.30. In quella di Castelvolturno, con tante novità e con soprattutto tante parole, con quello che può essere chiaramente il primo impatto di Walter Mazzarri, che intanto ha dato già un po' di buon umore all'ambiente comparso uno striscione, citiamo gli amici e colleghi Calcio Napoli 24 all'esterno di Castelvolturno, con il gruppo Anima Azzurra che appartiene al quartiere Sanità, tanto è vero era stato esposto anche sul ponte del noto quartiere, citando una nota serie TV Gomorra: Walter, mo arripigliamoci tutto quello che è nostro. Così insomma campeggia fuori da Castelvolturno un messaggio molto simpatico, un messaggio chiaramente anche nello spingere un gruppo che ha bisogno di trovare nuove convinzioni e soprattutto che ha bisogno di trovare un po' di buona fortuna, perché ieri raccontavamo dell'infortunio di Jesper Lindstrom, l'ennesimo nome che chiaramente si aggiunge all'infermeria di Walter Mazzarri, l'ennesimo nome che dovrà saltare almeno le prossime partite, perché si parla già di Atalanta, salterà chiaramente il Real, salterà chiaramente l'Inter e poi dopo l'Inter si naviga un po' a vista, perché questo tipo di infortuni chiaramente vanno monitorati, soprattutto nella fase di recupero, vanno monitorati con grande attenzione per evitare eventuali ricadute. Quindi
dopo l'Inter ci saranno nuovi controlli, chiaramente si andrà anche col feedback del calciatore in campo, il feedback del calciatore durante la settimana, in base a quelle che saranno notizie che arriveranno anche allo staff tecnico del Napoli, allo staff medico soprattutto del Napoli, si deciderà poi se far rientrare il calciatore in tempo per la gara contro la Juventus oppure se andrà a saltare ulteriormente di una settimana. Noi intanto andiamo al telefono perché è un grande, grandissimo piacere ritrovare il direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Direttore, grazie mille per essere nostri. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata molto particolare perché è tanta l'attesa per Walter Mazzarri, che è passata per esempio un po' inosservato che questo sarà un turno molto importante con la gara tra Juventus e Inter, Milan, Fiorentina, insomma ci saranno gare che potranno secondo lei già indicare un po' il campionato italiano? Beh, certamente se l'Inter batte la Juve a Torino, io lo dico da un po', rischia di fare la fine del Napoli, rischia nel senso positivo dell'anno scorso, cioè io ho paura che possa prendere il largo, ecco. Un pareggio invece in qualche modo, magari con le vittorie del Napoli e dell'Atalanta o del Milan, potrebbe un po' accorciare la classifica, ma se l'Inter passa anche a Torino la vedo molto difficile per tutti in chiave scudetto. Molto difficile per tutti, ma per il Napoli quanto sarà difficile ripartire da un campo così complicato, perché comunque è complicato sempre scendere in campo sul terreno di gioco di Bergamo. Ma guarda, io qualche anno fa, quando Mazzarri era al Torino, avevo fatto un'intervista sul sito Toro News, che è quello più seguito dai tifosi del Toro, e mi chiedevano: ma cosa ti aspetti dal Torino quest'anno? E io ho detto: guarda, il Torino ha Belotti che ha fatto un paio di stagioni strepitose, poi l'anno scorso ha fatto poco. Se Belotti non fa una grande stagione, il Torino ha degli orizzonti limitati. Tu dici che c'entra? C'entra perché il giorno dopo mi chiama l'addetto stampa del Torino, che si chiama Piero Benera, che è una persona molto carina, e mi dice: guarda che Mazzarri ha letto la tua intervista, mi ha detto di dirti che hai perfettamente ragione. Allora, voglio dire, parlando del Napoli, è chiaro che se Osimhen e Kvaratskhelia fanno la stagione dell'anno scorso, Napoli rientra come nel discorso scudetto. Se, come umanamente comprensibile, per tante ragioni hanno un rendimento inferiore, anche lì il discorso scudetto secondo me lo archivi. Ecco, dipende quindi anche molto dalla risposta che arriverà dal gruppo. Ma è una scelta che l'ha sorpresa Walter Mazzarri? Ma no, devo dire che secondo me l'ipotesi Conte era ingestibile, nel senso che Conte e De Laurentiis non sono compatibili, sono due persone che possono dire in qualsiasi momento la qualunque, scaraventando tutti i problemi addosso a una parte della società, cioè, e quindi De Laurentiis ha bisogno di un allenatore tollerante, comprensivo, remissivo. E Conte non rientra in questa categoria. Tolto Conte non è che ti rimanesse granché. Tutto sommato Mazzarri conosce l'ambiente. Io credo che il vero problema del Napoli non sia la tattica, sia un allenatore che riporti un certo grado di serenità all'interno del gruppo, che evidentemente Garcia per tante ragioni non è riuscito a dare. Quindi mi sembra alla fine una scelta anche logica rispetto alle situazioni che si sono create in questo momento a un terzo della stagione, ecco. Quanto diventa importante il passato di Mazzarri a Napoli per quanto riguarda sia il suo punto di vista, ovvero conoscere la città, conoscere un po' i tifosi? Chiaro, qualcosina è cambiato perché nel frattempo il Napoli ha vinto uno scudetto, quindi l'asticella delle ambizioni un po' si è alzata, e allo stesso tempo ci sono i tifosi che un po' di entusiasmo, nonostante alcuni fossero stati scettici, comunque l'entusiasmo di ritrovare uno che comunque ha scritto la storia recente del Napoli, c'è tutto. Ma vedi, qui ci sono due problemi che si assommano. Problema uno: non è normale che il Napoli vinca lo scudetto. Mi dispiace dirlo, no? A voi, ma è chiaro che nella storia del Napoli lo scudetto cade una volta ogni tot anni. Quando tu vinci lo scudetto col Napoli, giustamente i tifosi dicono: beh, adesso però lo devi rivincere, perché se non lo rivinci hai sbagliato qualcosa.
questo crea delle attese che vanno, a mio avviso, al di là delle vere potenzialità della società Napoli. E quindi l'anno dopo lo scudetto sarebbe stato difficile per tutti, anche per Spalletti. Mazzarri arriva in una situazione non compromessa, ma certamente un po' turbata, no, da questo avvio di stagione. Arriva con delle, secondo me, un profilo professionale completamente diverso da quando lui era al Napoli. Lui al Napoli è arrivato come un allenatore emergente, con delle idee anche nuove. Oggi ritorna come un allenatore anziano che deve in qualche modo dimostrare di nuovo qualcosa. Se lui ha la freschezza in testa, mi pare dalle prime dichiarazioni, insomma, forse ce l'ha, anche se ha detto sono stanco subito, come stanco, quando ha cominciato. Però voglio dire, se lui riesce a resettarsi in questo modo, potrebbe essere poi alla fine anche la soluzione a sorpresa, il coniglio dal cilindro tipico di De Laurentiis. Direttore, venendo un po' a Juventus-Inter, che gara si aspetta? Anche qui ci diceva, se l'Inter batte la Juventus a Torino farà un po' come il Napoli dello scorso anno. C'è da dire che però quest'anno segnare la Juventus è un po' complicato. A parte il Sassuolo che ne ha fatte quattro, sì, no? L'eccezione conferma la regola. Esatto. Ma guarda, mi aspetto una gara brutta, una gara attendista. All'Inter piace, messa qualcosa a Milan, giocare di ripartenza, sfondare sulle fasce, e alla Juve non piace aggredire, quindi credo e temo che avremo un primo tempo molto molto tattico. Poi il primo che segna, e in questo senso l'Inter è favorita, può cambiare il corso della partita, no? Può diventare anche molto emozionante e molto divertente. Non credo che sarà una partita spettacolo, ecco. Non sarà una partita spettacolo, però sarà forse una partita importante per i vertici della classifica, per vedere un po' quello che si dirà lassù, perché Milan, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Roma non credo che siano a guardare tantissimo questa partita, perché diciamo che in questo momento è un po' una lotta a due, ma vincere significherebbe di più per chi delle due? Beh, significherebbe molto di più per l'Inter, perché se io credo che se tu vinci ammassi un po' il campionato, no? Cioè mandi tutti a meno 5, meno 6, meno 7, e quindi da quel punto di vista lì è fortemente probabile che dai un segnale anche psicologico di un certo tipo. La verità è che l'Inter rispetto all'anno scorso è una squadra che ha molto più coscienza di sé. L'anno scorso l'Inter ha pagato per i primi mesi, secondo me, lo shock, il trauma del campionato perso col Milan. Oggi l'Inter invece vive sull'entusiasmo e l'autoconsapevolezza di aver fatto una finale di Champions e di essersela giocata alla pari. Questo è un valore a volte più della tattica nell'economia di gioco, ma anche di carica nervosa della squadra. Una squadra sicura di sé, cosa che l'anno scorso per tante ragioni non era, e questo è il vero problema, diciamo, delle avversarie. Sarà invece uno spettacolo Atalanta-Napoli? Sì, lo sarà sicuramente, perché l'Atalanta gioca un calcio molto propositivo. Il Napoli, vediamo come cambierà con Mazzarri, però è una squadra che gioca a calcio, e quindi se dovessi dire la partita in cui mi diverto di più, direi senza dubbio Atalanta-Napoli. Poi vediamo come finisce, certo. Divertito davvero. Magari finisce 4-4 a Torino, poi 0-0 a Bergamo, chi lo sa. Staremo... Ah sì sì, calcio per fortuna ci smentisce sempre. Assolutamente. Quindi non fidatevi delle mie sensazioni. Assolutamente. Noi invece ci fidiamo, e come. Direttore, grazie mille per essere stato ai nostri, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Grande abbraccio al direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani. Noi ci prendiamo un piccolo stop and go e poi ripartiamo ancora con la seconda fermata di Punto Uno Sport. Di campionato che vivremo a partire da domani, perché chiaramente Salernitana-Lazio aprirà il turno numero 13 di campionato, poi alle 18 Atalanta-Napoli, alle 20:45 Milan-Fiorentina. Domenica alle 12:30 Cagliari-Monza, domenica alle ore 15 invece Frosinone-Genoa
ed Empoli Sassuolo Roma Udinese alle ore 18 alle 20:45, il derby d'Italia tra Juventus ed Inter a Torino e poi lunedì Verona Lecce alle 18:30 e Bologna Torino alle ore 20:45. Ricordare un po' di appuntamenti: alle 15:30 la conferenza stampa di Walter Mazzarri oggi a Castelvolturno, dove tutti aspettiamo un annuncio, quello di Victor Osimhen, che magari torna tra i convocati ad annunciarlo. In realtà in anteprima è già il Corriere dello Sport in edizione odierna che è sicuro tornerà nell'elenco dei convocati 46 giorni dopo l'ultima partita giocata con la Fiorentina al Maradona, insomma da una sosta all'altra navigando in mezzo alla tempesta per il Napoli, perché poi tra l'infortunio rimediato con la Nigeria, poi il cambio di panchina, non c'è più Garcia, ora arriva Mazzarri che tra le altre cose ha avuto tanti colloqui con il ragazzo nel corso di questa sosta. Noi però andiamo al telefono ed è un grande, grandissimo piacere trovare un amico di Radio Punto Nuovo come il direttore Fabio Lupo. Direttore, grazie mille per essere dei nostri. Grazie a voi per l'invito. Direttore, le chiedo subito, Mazzarri è una scelta che la convince alla vigilia Atalanta-Napoli? È una scelta che ha una sua logica, perché bisognava trovare un allenatore che avesse un impatto immediato sull'ambiente, che lo conoscesse e avesse anche senso di rivalsa. Mazzarri è un allenatore che sicuramente riporterà temperamento, voglia di ritrovare certe energie, quindi è una scelta che ci sta. Ci sta tutta chiaramente la scelta di riportare Walter Mazzarri in azzurro, perché chiaramente era forse il modo migliore in questo momento per riportare anche entusiasmo a Napoli, conoscendo la piazza e conoscendo un po' il legame che c'è con Mazzarri. Sì, ma poi Mazzarri si sa, è un attore molto empatico, che entra subito in sintonia con l'ambiente, trova le chiavi motivazionali giuste. È una scelta assolutamente logica, se ne potevano fare altre. Tudor sarebbe stata sicuramente una scelta anche in termini prospettici di grande livello, però poi bisogna vedere anche quanti allenatori sarebbero stati poi disponibili a salire in corsa sulla panchina del Napoli. Io credo che Mazzarri, anche dalle prime dichiarazioni, abbia portato e porti con sé una grande carica di entusiasmo, che è probabilmente la prima cosa di cui questa squadra, questo ambiente ha bisogno. Immagino un entusiasmo che farà molto comodo anche al suo grande amico Mauro Meluso, che come immagina nel dialogo con il nuovo allenatore, soprattutto con due personalità, no? Perché Garcia l'abbiamo subito visto, per carità, non invadente del mercato, però certamente un allenatore un po' più di presenza, anche un po' di, non dico di richiesta, però comunque meno tollerante rispetto a Walter Mazzarri, che storicamente non è mai stato un allenatore che ha fatto mercato, storicamente non è mai stato neanche un allenatore che pretendeva chissà cosa dai propri direttori sportivi e dai propri presidenti. Chiaro che adesso arriva anche con la figura traghettatore, però le chiedo come immagina il dialogo tra il DS Meluso e Mazzarri. Ma io credo che sia il dialogo fra due persone comunque intelligenti, che capiscono il momento e quindi sanno che la loro forza, lo stare insieme fra i loro, l'essere coordinati, che non significa quindi il confronto costante, che non significa essere d'accordo su tutto, ma che ci sia un confronto costante, questa è la chiave di tutto. Sono due persone assolutamente intelligenti. Mazzarri lo conosco un pochino meno, Mauro lo conosco molto bene, so che saranno due persone in grado di costruire un dialogo e un confronto che saranno sicuramente utili al Napoli in questo momento. Il distacco dal primo posto è importante oggi per il Napoli, 10 punti dall'Inter, che cosa significano? Discorso scudetto già chiuso, oppure si può ancora mettere tutto in discussione? Io credo che in questo momento qui la cosa importante sia ritrovare equilibrio, entusiasmo, quindi se ci si pone obiettivi troppo a media lunga distanza si rischia di perdere l'obiettivo reale, che in questo momento è quello di ritrovare un'identità morale, caratteriale, tattica per la squadra. C'è un calendario sicuramente abbastanza complicato, a partire dalla partita di domani a Bergamo e poi per proseguire in Champions a Madrid, poi addirittura Inter e Juventus e a chiudere questo ciclo addirittura a Braga, che secondo me una partita essenziale per quello che riguarda il girone Champions League. Quindi io credo che in questo momento non bisogna porsi obiettivi di media lunga distanza, scudetto, finali o quant'altro. Partita per partita affrontarlo, cercando di migliorare, soprattutto, ripeto, ritrovare un'identità tattica e morale. Cosa non ha funzionato con Rudy Garcia, direttore, secondo lei?
Queste cose qua adesso non vorrei lavarmi le mani in maniera pilatesca, però è chiaro che sono cose che vanno valutate un pochettino tutto all'interno. Certamente non c'è stato un impatto emotivo forte, soprattutto dopo un attore come Spalletti, cioè un allenatore in grado di continuare su quel tipo di tracciato, magari con modalità differenti, ma su un tracciato molto emotivo. Spalletti l'abbiamo visto anche in nazionale, dal punto di vista emotivo, quello che riesce a dare. Ecco, sotto quel profilo lì credo che Garcia abbia un pochettino mancato e non sia riuscito a trovare subito le chiavi per entrare dentro il cuore, diciamo, del giocatore, perché l'allenatore rimane indiscutibilmente un buon allenatore, però sotto il profilo motivazionale e morale probabilmente è mancato qualcosa in termini di empatia. Rispetto allo scorso anno manca sicuramente un punto importante, che è Luciano Spalletti. Inutile nascondersi che perdere un allenatore del genere fa tutta la differenza del mondo. Però al di là di questo, guardando un po' le due rose a confronto, quella del Napoli dello scorso anno, quella che stiamo vedendo quest'anno, il Napoli ha perso tanto oppure il Napoli semplicemente è cambiato, ma non è così tanto indebolito da avere tutta questa differenza rispetto allo scorso anno? No, non vedo una differenza sostanziale. Innanzitutto c'è da dire che c'è stato un apporto minore da parte di Osimhen, che purtroppo non per colpa sua, ma per infortuni che ha avuto il suo impatto. E quindi avere e non avere Osimhen era un problema anche l'anno scorso, quando non c'era Osimhen era un problema per il Napoli. Quindi è chiaro che in questo momento qui un giocatore che ha dato un apporto limitato a causa degli infortuni è evidente che è andato ad incidere pesantemente sul Napoli. Quindi non è una questione di organico, ma una questione anche di apporto dei giocatori dell'anno scorso. E poi c'è sempre da dire che confermarsi a certi livelli è sempre complicato, però ripeto che il mancato apporto, l'apporto minimo di Osimhen, secondo me ha inciso moltissimo su questo avvio di stagione. Direttore, quanto è importante il lavoro del direttore sportivo in uno spogliatoio dove arriva un allenatore sostanzialmente già con le stigmate del traghettatore? Che tipo di lavoro aspetta una figura come quello del DS anche nella mediazione con la società? È un ruolo, secondo me, è un ruolo cruciale, perché il dialogo con il calciatore, il dialogo con l'allenatore, quindi il suo interfacciarsi anche con la società diventa fondamentale. Capire, cogliere gli umori, capire dove si può andare a intervenire, e nel frattempo tra l'altro siamo alle porte del mercato di gennaio, quindi anche individuare quali sono le possibili chiavi per andare a cambiare anche in termini tecnico-tattici la squadra, dandogli magari qualcosa di differente rispetto a quanto espresso ora. Quindi direi che il momento è veramente cruciale, perché la quotidianità, che io reputo uno degli aspetti più importanti nell'attività del direttore sportivo, in questo momento che la quotidianità è fondamentale, perché il captare determinati umori e saperli indirizzare, come dicevamo prima, anche in linea, in sintonia con l'allenatore, diventa un'opera assolutamente fondamentale per poter ripartire e ritornare ad ambire a determinati traguardi. Direttore, ma guardando un po' da fuori questo Napoli, che dimensione ha oggi e che dimensione ancora può raggiungere? Perché nonostante lo scudetto, gli ultimi 15 anni fondamentalmente in pianta stabile in Europa, questo Napoli lo mettiamo allo stesso livello davanti o dietro delle fondamentalmente di quelle che hanno scritto la storia del calcio italiano, diciamocelo, Milan, Inter e Juve? Ma è chiaro che il volume anche così delle operazioni mette il Napoli, ha messo il Napoli sempre un pochettino un livello leggermente inferiore rispetto a questo. Poi dopo le operazioni, però, grazie alla bravura dei dirigenti che ci sono stati, hanno avuto grande impatto poi sul piano dei risultati, e quindi questo va a grande merito di chi ha lavorato per il Napoli in questi anni, sia chi è andato via sia chi è rimasto. È chiaro che spesso è apparso il Napoli come quello che in qualche momento poteva anche dar via il pezzo migliore, così come è accaduto, mentre magari in altri club questo non è capitato. Però complessivamente, poi ripeto, forse un filo sotto come importo dell'operatività complessiva ci può stare, però poi in termini di tecnici, di valore tecnico della rosa, così come hanno poi dimostrato i risultati lo scudetto l'anno scorso, il Napoli è a livello delle grandissime, diciamo, storiche del calcio italiano.
Grazie mille davvero, direttore, per essere stato ai nostri. Buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Un grande, grandissimo abbraccio al direttore Fabio Lupo. Noi tra un po' andiamo ad aprire la pagina dedicata alle altre campane. Pietro De Concilis, buongiorno. Buongiorno a voi, ragazzi. Eccoci qua. E lo facciamo dopo il nostro stop and go molto rapido, poi iniziamo a parlare di Salernitana. Salernitana che tra le altre cose ha aperto la mattinata con un'ufficialità importante, perché Pippo Inzaghi, dopo un lungo confronto avuto questa mattina con la società, ha deciso di reintegrare Jovan Cabral nella lista over, che a quanto pare avrebbe già bruciato le tappe dopo l'infortunio muscolare di qualche settimana fa e addirittura potrebbe essere convocato per il match domani contro la Lazio. A fargli posto è Trivante Stewart, attaccante arrivato a Salerno con la fama dell'algoritmo, ma che non sta dimostrando evidentemente di essere all'altezza della causa e che adesso chiaramente pagherà il reintegro pregresso di Simi. E la scelta su Stewart, insomma, rappresenta in qualche modo un'ulteriore bocciatura sul lavoro svolto da Morgan De Santis. Francesco Di Pasquale, Sport Italia da Salerno, grazie mille per essere dei nostri. Ciao ragazzi, un piacere ritrovarvi. Insomma, la bocciatura di Trivante Stewart è l'ennesima bocciatura a Morgan De Santis? Beh, assolutamente sì, bocciatura anche in nazionale per Trivante Stewart, che ha visto anche in panchina la sua Giamaica disputare, insomma, l'ultimo match, una bocciatura che arriva anche soprattutto dal campo del Merirosi. È obiettivamente un giocatore di tutt'altro livello, ma non di livelli alti purtroppo per lui. Insomma, la provenienza dal Mount Pleasure Town, la compagine giamaicana che è stata più volte soggetta di variazioni, di fondazioni e quant'altro, ovviamente il campionato giamaicano è totalmente differente già dal campionato sudamericano al campionato nordamericano, ovviamente per non parlare di quello europeo. La tinta c'era, c'è ovviamente, perché è ancora un giocatore tesserato granata, si è visto qualche calcione, diciamo così, un eufemismo in quelle di Monza, però è obiettivamente un corpo estraneo a questa squadra che già ha i suoi problemi. Veniamo un po' a quella che sarà la partita di domani, perché dobbiamo un po' capire come ci arriva questa Salernitana. Ok, abbiamo capito il morale che sicuramente non è dei migliori, perché i risultati comunque non arrivano, c'è l'ultima posizione in classifica. Com'è che può scendere in campo questa Salernitana? Sì, ci sta un briefing in quel di Pesce, perché di domani il match contro la Lazio, che sai, insomma, che questa prima della tempesta, perché è un girarci intorno, insomma, il match quella è sentitissimo dalla tifoseria granata, dicevo, in questa di domani possa essere molto un maggio e, insomma, tutte le buone idee che dovranno necessariamente venire a mister Inzaghi e soprattutto ai giocatori in campo. Inzaghi che è ancora alle prese con un'emicrania da modulo, perché è tentato di rispolverare quel che è stato il modulo tanto caro in primis a mister Paolo Sosa e poi, insomma, anche quel che all'epoca provò in maniera pessima, però purtroppo per lui e purtroppo anche per i colori di Nata, mister Davide Nicola. Potrebbe schierare un 3-4-2-1, mi sento, insomma, che anche l'inventiva Simi, che nelle ultime 48 ore è apparso molto molto desideroso di poter strappare quantomeno un minutaggio più importante. Certo è che, insomma, da qui a gennaio sono tutti sul banco degli indiziati e ovviamente l'esclusione di Trivante Stewart mette già sull'uscio il primo giocatore. Ecco Francesco, ci sono delle partite che a volte nascondono non solo delle insidie ma anche degli atteggiamenti particolari e differenti. Contro la Lazio, se fossimo a 5 minuti dal fischio d'inizio adesso, con uno stadio Arechi quasi pieno, contro una squadra come quella di Maurizio Sarri che ama avere il pallino del gioco e far soprattutto toccare tantissimi palloni a calciatori importanti e tecnici come Luis Alberto, con Immobile
pronto ad attaccare la profondità. Ti aspetti una Salernitana che sfrutti il fattore campo in avvio e poi magari rimanga un po' più bloccata, oppure dobbiamo aspettarci sin dall'inizio una partita d'attesa secondo te, anche per non concedere profondità a giocatori con caratteristiche come quelle di Ciro Immobile? Sicuramente le novità potranno essere, per quanto riguarda la compagine Granata, in attacco, perché ci sono forti dubbi innanzitutto su Dia, il reintegro di Cabral, e anche su Butaim. Ovviamente per Boulaye Dia si attenderà l'esito soprattutto da quel che dirà non solo lo staff medico ma anche un suo parere, perché se sono stati scongiurati una problematica importante sul recente infortunio, al momento l'unica certezza sembra i due mesi. L'attaccante nigeriano che ha sorpreso in maniera positiva Inzaghi, e credo che a lui si proietterà insomma tutta la fase offensiva, anche per scardinare la fase difensiva della Lazio, che è sembrata nelle ultime uscite, ma anche in maniera molto altalenante, abbastanza perforabile, con giocatori veloci capaci anche di attaccare gli spazi, la profondità, e di inserirsi tra le due linee centrali. Non sono escluse però anche sorprese, come dicevo poc'anzi, per quanto riguarda il modulo tattico. Credo che Inzaghi terrà conto nella fase offensiva anche e soprattutto della scelta di due mesi. Chiaramente nelle scelte di formazione della partita di domani ci sono ancora i dubbi, l'emicrania da modulo che ci raccontavi, ma immagino anche un'emicrania gli scongiuri, perdonami se ti trovo, sì, gli scongiuri sull'eventuale anche allenamento che questa mattina è stato svolto, verrà certo svolto nel pomeriggio, e che poi ci sarà la conferenza di Mister Inzaghi alle 17:30. Ecco, cosa ti aspetti dalla conferenza? È brutto da dire, ma ormai non mi aspetto paroloni, perché credo bisogna anche smettere di, tra virgolette, prendere in giro in maniera positiva i tifosi, cioè nel senso la situazione è palpabile, è molto molto tastabile con mano ma anche con la mente, perché questa squadra purtroppo mentalmente non c'è. Ha staccato la spina anche e soprattutto dell'entusiasmo. Prima la Salernitana era una squadra che anche magari sul 2-0 però aveva quella necessaria voglia, quel necessario entusiasmo, anche e soprattutto spinto dai tifosi di casa, quantomeno di poter fare un tiro in porta anche in maniera, passatemi il termine, cazzimmoso, quasi a voler dire ragazzi questo tiro lo faccio con tutta la rabbia in porta. Sono ormai 4-5 partite di questa squadra, già il primo passaggio sbagliato alla prima rete subita butta un po' i remi in barca, si tira un po' indietro e non va bene, perché questa squadra deve necessariamente cacciare gli artigli, anche con la cattiveria agonistica giusta che permette poi in un momento di blackout, in un momento di sbandamento, di poter far riaffiorare la lucidità. Davanti ovviamente troverà una squadra totalmente differente rispetto allo spartito che sta recitando la Salernitana, però sappiamo che se i derby sono partite a parte, anche e soprattutto queste partite possono essere affrontate in maniera diversa. Credo che sia anche un punto nevralgico per capire realmente questa squadra quanta maturità ha, perché malauguratamente domani la Salernitana dovesse perdere un 3, un 4-0, allora credo che ci siano o ci potranno essere dei seri capovolgimenti. Possiamo dire che ora un po' tutto deve passare per le giocate di Candreva, perché è chiaramente il giocatore che qualitativamente è più importante della Salernitana e quello teoricamente che dovrebbe essere più pericoloso quando manca uno come Boulaye Dia. Non voglio farmi nemici, ma la domanda dovrebbe essere: Candreva vuole realmente riprendere le redini di questa squadra? Perché se il suo agente ha già lanciato un piccolo sassolino in uno stagno molto molto profondo, a questo punto resta da capire Candreva se ha tutte le intenzioni di restare, di ovviamente ricondurre questa barca un po' sbandata che sta andando sempre più alla deriva, e se ovviamente ha necessità anche e soprattutto di restare in Italia, perché ovviamente sono state ricevute un paio di offerte anche extra Italia. Sappiamo insomma che la volontà sua è quella di avvicinarsi
evitare di fare il pendolare, insomma, per raggiungere la famiglia situa nel nord dell'Italia. Però ovviamente la domanda è quella, cioè Candreva vuole restare a Salerno, cioè, senti di continuare, oppure vuole fare come fondamentalmente ha fatto nella purtroppo triste esperienza degli ultimi anni con la maglia della Samp. Certo è che un Candreva veramente differente, cioè, visto, l'ho visto purtroppo in maniera triste in quel di Sondri durante il ritiro, si sta vedendo anche quando viene chiamato in causa e anche quando c'è il classico riscaldamento prepartito. È un Candreva a parte un po' svogliato, però un po' esterno dal gruppo. Di sicuro le frizioni che ci sono state all'interno dello spogliatoio hanno fatto credo un po' rimanere male un giocatore dell'esperienza di Mastantone, come viene chiamato qui. Anche perché Francesco, 19 calciatori sono quelli dell'anno scorso, anche questo è un segnale. Assolutamente sì, però magari credo che la questione di A abbia un po' influenzato tutti quei giocatori che hanno un'esperienza abbastanza o molto importante, quasi a voler dire, ma scusate, come funziona a Salerno? Se una squadra mi cerca, sono ostaggio a mille della maglia granata, cioè non posso avere l'ambizione di andare via. Magari il giovane può essere intimidito da questo, mentre magari il giocatore con più esperienza, che magari vuole giocarsi le sue ultime cartucce, dice perché non posso strappare un ultimo contratto remunerativo, certo, e andarmene via. Quindi c'è stato un po' di un attimino di tensione, in maniera ovviamente pacificata all'interno dello spazio del Canada, però è evidente che le cose non vanno. Non so se ne ha davvero un'ultimissima flash il nostro Pietro, altrimenti salutiamo Francesco. Una curiosità flash, che poi tanto flash magari non può essere, avremo modo di riparlarne sicuramente, Francesco. In vista di gennaio, in questo momento, secondo te, a quanto è quotata una rivoluzione quasi totale in casa salernitana? Resta da capire da qui a gennaio la Salernitana, tra virgolette, che morte farà, nel senso quanti punti avrà fatto. Non avrà fatto, le ambizioni di Erbolino quali saranno, quale sarà anche lo scenario dal punto di vista amministrazione comunale, perché Erbolino sta puntando forte sulla logistica e sulla struttura in città. Non voglio scoraggiare i tanti amici che vi seguono, che ci seguono insomma anche durante questi interventi a tinte e granata, non voglio pensare che Erbolino da qui a 2 anni possa già mandare una pezza per quanto riguarda un'eventuale cessione societaria. Certo è che purtroppo c'è un grandissimo effetto domino, perché se la squadra non va bene, l'amministrazione comunale continua a fare muro, l'organizzazione sportiva, ovviamente direttore sportivo e perché no anche l'eventuale DG, il direttore tecnico, che il Padon vorrebbe affrontare a muro Cade Santi, se non dovesse arrivare, diverrebbe un cane che si morde la coda, sì, ma si fa anche molto molto male. Grazie mille Francesco per essere stato ai nostri, buon weekend, buon lavoro. Grazie come sempre a voi ragazzi, è sempre un piacere. Grande, grandissimo abbraccio al collega da Salerno per Sport Italia, Francesco Di Pasquale. 30 secondi, apriamo la pagina dedicata al girone C di Serie C. Porto speciale Napoli con il sottoscritto e con Giovanni Annunziata, e poi per gli amici collegati in frequenza da Avellino e provincia, chiaramente il pomeriggio da Supereroi con Pietro Reconcilisso, con tutta la squadra. Domani poi chiaramente si va anche nella giornata di vigilia per i biancoverdi, mentre si va nel match day per il Napoli. A breve parleremo di una campana in particolare. Allora Pietro, a te gli onori di casa. E allora lo facciamo subito, perché ritroviamo qui a Radio Punto Nuovo un amico della nostra squadra di Punto Nuovo Sport, Nico Marotta del Mattino da Caserta. Ciao Nico, grazie per essere con noi. Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi. Nico, direi di ripartire subito dal trend di questa casertana, perché Vincenzo Cangelosi, dopo la sconfitta con l'Avellino, ma credo anche prima di quella partita, avesse già trovato forse la ricetta giusta, quel che serviva a questa squadra, che una volta passate quelle settimane successive ad un periodo di naturale e legittima conoscenza, così come ha detto anche, ha sottolineato Giacomo Venturi nel corso del Gran Gala del Calcio, l'abbiamo ascoltato proprio qui a Radio Punto Nuovo, ecco, c'è stato un cambio di tendenza proprio di una casertana che adesso gioca anche un bellissimo calcio ed è diventata a tutti gli effetti una squadra di estrema categoria.
Ma guarda, io penso che Cangelosi la ricetta giusta l'avesse scritta sul taccuino già dall'inizio del campionato. La squadra è stata costruita dal DS degli Esposti sotto sua indicazione, con giocatori espressamente richiesti da lui. Come ha detto anche Venturi, ci voleva il tempo necessario perché i giocatori si conoscessero, apprendessero gli schemi e le richieste di mister Cangelosi, e soprattutto trovassero una condizione fisica decente. Quando questo è accaduto, sono venuti fuori poi i valori tecnici dei singoli che compongono la casertana. È venuto fuori il gioco meraviglioso di mister Cangelosi. Del resto ci aveva dato un assaggio già nella scorsa stagione in Serie B, e di conseguenza sono arrivati i risultati. Purtroppo la mancata preparazione estiva, un fardello che la casertana dovrà portarsi avanti ancora per molto tempo. Già sabato contro lunedì scorso contro il Crotone ha pagato l'assenza di ben 6 titolari, poi c'è anche Fabbri che è lungo del gente, e lunedì a Taranto dovrà rinunciare ancora a diversi giocatori importanti. Sono purtroppo le conseguenze del fatto che molti dei calciatori che compongono la rosa della casertana hanno fatto il ritiro mentre erano in partenza dalle relative squadre di appartenenza, oppure non lo hanno proprio fatto. Ieri parlavamo anche con i nostri ospiti di un possibile 2024 campano. Chiaro, con 7 squadre nella nostra regione verrebbe anche facile dire che sarà poi un 2024 campano, però immagini la Juve Stabia, il Benevento, l'Avellino, soprattutto la Casertana, continuare questa volata per i primi posti anche quando poi i punti inizieranno a farsi più pesanti? Guarda, io credo che per quanto riguarda la Casertana, che seguo da vicino, molto dipenderà da come la squadra riuscirà a chiudere il girone di andata in classifica, perché se dovesse riuscire a mantenere questo margine dalla vetta o addirittura a ridurlo, credo che si imporrebbe come una poi delle favorite della vittoria al campionato nel 2024. La società sta già lavorando sotto traccia sul mercato per ingaggiare quei 2-3 calciatori che servono per allungare la rosa più che per migliorarla dal punto di vista tecnico qualitativo, e ci sarà poi il periodo di sosta natalizio per fare l'opportuno richiamo di preparazione. A quel punto la squadra poi partirà alla pari anche con le super favorite Benevento e Avellino, che secondo me restano le due squadre da battere, e partendo alla pari sia in classifica sia in termini di condizioni sia in termini di completezza della rosa, dopo non si potrà non considerare la Casertana tra la favorita e la vittoria finale. Ripeto, molto dipenderà da queste 5 partite che la Casertana si appresta ad affrontare in emergenza. Sono 5 partite molto complicate, perché come dice il Taranto, poi a Caserta arriva il Foggia, poi ancora fuori casa col Picerno, Giuliano e Sorrento. Giocarle con qualche titolare in meno non è esattamente il massimo, però si vedrà anche se si potrà recuperare qualche giocatore. Soprattutto Soprano dovrebbe tornare, anche Damian, nel giro di poco tempo. L'ultimo mese è stato incredibile comunque per la Casertana, vittoria a Raffica, anche la vittoria contro la capolista Juve Stabia, ma che cosa scatta in questa squadra, e che cosa bisogna portarsi dietro per continuare ad avere, scusami il gioco di parole, questa continuità? Bisogna continuare a giocare come si è giocato nell'ultimo mese. Al di là dei risultati, è meraviglioso quello che il gioco che la squadra riesce a esprimere in campo. In alcuni momenti delle partite addirittura entusiasmante, a Cerignola come a Francavilla, ci sono stati momenti di partita in cui si aveva la netta impressione che la squadra avesse deciso: adesso andiamo a fare gol, 5 minuti e facevano gol. È una questione, è qualcosa di veramente straordinario, ma credo che venga riconosciuto un po' a tutti i livelli e in tutte, anche dalle concorrenti, la qualità del calcio che esprime la Casertana. La strada da seguire è quella, perché poi le qualità ci sono, insomma, se la squadra riesce a continuare su questa linea, seguendo le indicazioni di Cangelosi, quindi aggressività, recupero palla nella metà campo avversaria, gioco palla a terra, scambi in velocità, e veramente diventa una realtà solida delle primissime posizioni di classifica di questo campionato.
Ecco, in questo momento, Nico, ci si chiede dove può arrivare la Casertana, ma non solo, perché siamo reduci da un weekend che ha messo ancora una volta in luce l'equilibrio di questo campionato. Sembra un po' la solita canzone, però poi alla fine siamo sempre qui a sottolineare come ogni domenica ci sia uno scenario diverso, perché l'Avellino che perde in casa con il Giuliano, il Monopoli che ne fa 3 al Benevento, la Juve Stabia che è al secondo 0-0 consecutivo contro il Sorrento, prima contro il Foggia, e anche lì già si erano visti dei segni di cedimento. Adesso arriva un weekend in cui la Casertana va a Taranto e chiude questo weekend proprio insieme al Benevento, tra l'altro contro il Monterosi, e poi c'è uno scontro diretto che potrebbe anche favorire la Casertana, che è Picerno Avellino. Ecco, in questo mini campionato che è appena iniziato e si chiuderà il 22 dicembre, chi vedi favorito e chi vedi in cima alla sosta natalizia? Domanda troppo difficile, perché una sorta di piccola scommessa. L'hai detto tu stesso, è un campionato estremamente equilibrato, non ci sono squadre in materasso, non ci sono trasferte facili da affrontare. In questi casi io tendo sempre a riferirmi all'organico, no? Per dare alla qualità dell'organico, per fare un pronostico, e quindi se dovessi dare due favorite per la vittoria del titolo di campione interno, direi Benevento e Avellino. Dico, saranno loro, dai. Certo, assolutamente. Permettimi soltanto il tempo di un'ultima ora, perché poi a breve partiremo con lo speciale Napoli, perché in conferenza stampa Gasperini ha appena comunicato che Cook Miners è in dubbio per la gara contro gli azzurri. Poi chiaramente andremo a leggere e a dare ulteriori notizie non appena partirà lo speciale azzurro di Punto Uno Sport. Tornando alla Casertana, l'obiettivo di qui alla fine del 2023 per i falchetti: fare quanti più punti è possibile in considerazione delle condizioni generali della squadra, e rimanere, questo lo dico io, non lo dice la Casertana naturalmente, rimanere agganciati alle posizioni di vertice per poi andarsi a giocare la Serie B nel girone di ritorno. Nico, prima di salutarci, visto che siamo quasi alle considerazioni finali, questa Serie C che continua a raccogliere anche i favori, se vogliamo, dei palinsesti televisivi. Noi abbiamo definito questo campionato coriandolato anche in più di occasione, perché non è neanche calcio spezzatino questo, visto che non sarà il primo e nell'ultimo weekend che andrà da venerdì a lunedì. Innanzitutto ti chiedo se ti piace, continua a piacerti il format di questa Lega Pro, visto che pochi giorni fa anche Gabriele Gravina ha ritirato fuori dal cassetto quella famosa riforma dei campionati di cui si parla tanto, ma poi insomma non si concretizza mai. E poi, anche guardando gli altri gironi, c'è l'intenzione, ma anche l'idea, se vogliamo, soprattutto, che tutta la Serie C sia caratterizzata da un equilibrio straordinario, perché anche nel girone A ci sono Mantova, Padova e Triestina, nel girone B invece il Cesena sembra aver risalito la china con Torres, ma anche con squadre come Perugia e Pescara che inseguono. Ecco, in tutti e tre i gironi ci sono anche dei punti in comune. Per quanto riguarda il campionato coriandolato, io ho 42 anni, ma sono affezionato all'idea della domenica alle 3. Arrivo da fanciullo della domenica che si va allo stadio a vedere la squadra della propria città, e con la radiolina si ascoltano le partite di Serie A, per chiedere di prendere precisamente con Radio Punto Nuovo, ovviamente. Quindi tutti insieme dalla A e dalla B senza alcun problema. Mi rendo conto che i diritti televisivi vanno tenuti in considerazione, ma non credo che il calcio debba alimentarsi sui diritti televisivi, e credo che il calcio italiano debba invece tornare ad esprimere quella qualità a livello non solo dei giocatori, ma a livello dirigenziale nei settori giovanili, che gli consenta poi di autosostenersi, come pochissime società si contano sulle dita di una mano riescono a fare. Per quanto riguarda l'equilibrio in Serie C, sicuramente fa piacere. Io credo che siano semplicemente annate. L'anno scorso il girone C di Serie C è stato dominato dal Catanzaro, il Crotone è arrivato secondo con più di 80 punti, insomma sono sufficienti nella norma a stravincere qualsiasi campionato, e invece quest'anno ci sono tante squadre competitive. Ripeto, credo siano semplicemente annate in cui più squadre si trovano nello stesso girone ad attrezzarsi per vincere. E credo che anche poi, conseguentemente, tutte le altre dietro, per raggiungere i loro obiettivi, alzino un po' il livello. Nico, non so se ne ha proprio un'ultimissima flash ancora il nostro Pietro, altrimenti possiamo tranquillamente salutarci. No, quanti casertani dobbiamo attenderci a Taranto, considerando che però ci sono anche dei problemi strutturali lì allo Iocovone? No, non credo più di un centinaio, mentre in casa
il pubblico casettano sta dando risposte straordinarie, ma sempre sopra i 6.000, 300 spettatori. Com'è? Sempre sopra i 6.000 in casa ultimamente. Sì, ne contiene 6.300, diciamo che sono il pinto in totale, ne contiene 6.300, di cui 800 destinati agli ospiti. Sono numeri veramente importanti, in trasferta, insomma, non c'è ancora la stessa risposta. Si gioca di lunedì sera, comunque Taranto non è proprio dietro l'angolo, e quindi non credo che ci saranno più di un centinaio di tifosi della casertana a Maria Comune. Nico, grazie mille davvero per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, è sempre un piacere e buon lavoro. Grande, grandissimo abbraccio al collega da Caserta Nico Marotta. Pietro, per affacciarci anche sul prossimo turno, oggi antivigilia per Casa Avellino, poi chiaramente il pomeriggio da supereroi, oggi senza il capobranco di Romanganiello, sì, però con tante novità e con tanti nuovi. Perché c'è quel folle di Pellegrino Iannone, c'è che SMR oggi, il pomeriggio da supereroi. Un mito senza volto, ma solo con un computer. Detto questo, è una quindicesima giornata, tra l'altro, che ci permette di addentrarci subito in quelle che sono le dinamiche del calendario, perché si apre oggi in serata, c'è subito Foggia Latina, che non interesserà il calcio campano, ma interessa da vicino le squadre campane che sono lì in vetta, perché Foggia Latina è a tutti gli effetti uno scontro playoff tra una squadra che è ancora in cerca di continuità e invece il Latina che è in cerca di riscatto dopo la scoppola pesante incassata in casa contro il Picerno, prossimo avversario dell'Avellino che ha battuto 3-0 proprio i Pontini domenica scorsa, e poi la Juve Stabia che invece va domani, approda domani in Sicilia per affrontare il Messina alle 16:15. Non sarà una gara facile, anche perché Guido Paiuca, lo ricordiamo, sarà orfano di tre squalificati, tutti e tre titolarissimi, come Mignanelli, Baldi e Candellone, attaccante punto di riferimento avanzato delle Vespe. Il Giuliano invece ha fatto registrare il sold out in due delle tribune del De Cristofaro, e questo è un segnale importantissimo, uno perché è la prima volta che succede in stagione, due perché questo conferma quello che è uno straordinario momento della squadra di Valerio Bertotto, di un entusiasmo ritrovato in casa gialloblu contro il Catania, un avversario blasonato con circa 300 tifosi etnei che faranno il loro ritorno in Campania, visto che tanto sono venuti da queste parti diverse volte. E poi Avellino, che come detto affronta il Picerno, ne avremo modo di parlarne nel corso del pomeriggio supererò in maniera più che approfondita, perché chiaramente ci concentreremo sul campo, così come si concentrerà sul campo il Sorrento di Vincenzo Maiuri, che ospita il Monopoli in un altro scontro salvezza molto molto interessante tra due squadre in ottimo stato di forma, e la Turris in piena crisi che proverà ad uscirne in casa contro l'Audace Cerignola sempre domenica alle 18:30. La seguiremo da vicino, da studio ovviamente, nel corso di Picerno Avellino, e come ribadivamo anche insieme al collega Nico Marotta da Caserta lunedì sera alle 20:45 Benevento Monterosi, con il Benevento che ormai è un abituè di lunedì sera, e questo ha scatenato anche qualche polemica da quelle parti, e Taranto Casertana, che insieme a Picerno Avellino è senza dubbio la partita di cartello di questo quindicesimo turno. Pietro, grazie mille davvero per averci fatto compagnia quest'oggi, ti auguriamo buon lavoro a te, al collega Pellegrino, poi per la partenza del pomeriggio da supereroe. Grazie, tra l'altro avevo voglia di darti uno spoiler, ma invece mi hai fatto passare la voglia, sì, quindi ci vediamo direttamente, ci sentiamo lunedì, sì, domani tiro il fiato io. Assolutamente, ciao, ci ragazzi, sentiamo lunedì con il ciao, ragazzi, buon Pietro De Concilis, al quale rinnoviamo il nostro buon lavoro. Noi a breve invece partiamo con lo speciale Napoli di Punto Uno Sport, con un'ultima ora importantissima in chiave Atalanta-Napoli, tra poco. Allora, speciale Napoli che riparte sempre con Alessandro Montale e Giovanni Annunziata, ma soprattutto da un'ultimora importantissima in vista della gara di domani tra Atalanta e Napoli, perché come annunciato da Giampiero Gasperini in conferenza stampa, Coop Miners è a serissimo rischio per la gara di Bergamo e quindi per la sfida al Napoli. Una notizia che tra un po' andremo ad approfondire anche con i nostri prossimi ospiti. Andremo anche a ricapitolare un po' quello che arriva dalla conferenza stampa di Giampiero Gasperini. Andremo soprattutto a parlare di tante novità in vista della trasferta orobica. Vi ricordo come sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo anche che potete scriverci al nostro gruppo Punto Nuovo Sport. E allora andiamo un po' a rivedere le parole in conferenza stampa di Giampiero Gasperini. Dice: il Napoli è una squadra molto forte, una squadra che lo scorso anno ha stradominato, e domani mi aspetto il miglior Napoli. È sempre stata una partita di riferimento per noi. Domani avremo sicuramente il metro del campionato
proprio che possiamo fare. Siamo alla 13ª di campionato, una partita che dura 90 minuti, pardon, ci può stare tutto, vediamo come ne verremo fuori. A proposito di fuori, chi resta fuori è Toloi, anche Palomino. Ruggeri invece ha recuperato e abbastanza bene, dice Gasperini. Il dubbio è l'ultima ora, quello del Cup Miners, che è arrivato alla nazionale un po' acciaccato. Lo valuteremo domani, è un problema fisico, è un affaticamento, il problema è che giochiamo domani, insomma è un bel problema per l'Atalanta avere o non avere Cup Miners. Andiamo al telefono al direttore di Tutto Napoli, Antonio Gaito. Ciao Antonio, grazie mille per essere nostri. Ciao, buongiorno a tutti, grazie a voi. Mettiamola così, se per il Napoli avere o non avere Osimhen fa tutta la differenza del mondo, per l'Atalanta avere o non avere Cup Miners fa la stessa differenza in proporzione? Eh sì, perché gli equilibri della squadra di Gasperini, insomma, ha una valenza importante, anche perché consideriamo che a centrocampo lì manca già De Rune, che è squalificato, vediamo, magari poi si inventa Salvini più avanzato proprio in quella posizione di centrocampista, però anche in difesa ha diverse assenze, quindi purtroppo questa problematica internazionale colpisce tutti, quindi il buon Mazzarri, che parlerà tra poco, spero non chiami in causa più di tanto le nazionali, perché veramente è una problematica di tutte le squadre. Leggevo anche del Milan, insomma, che forse era in campo con un quindicenne in attacco, quindi insomma tante squadre hanno diverse problematiche. Conferenza stampa tra poco più di un'oretta, che Walter Mazzarri ti aspetti di ritrovare 10 anni dopo? Io veramente sono in grandissima attesa, Giovanni, per questa conferenza stampa, anche perché poi noi conosciamo un Mazzarri ben preciso, e però poi lui in quell'intervista, prima di diventare allenatore del Napoli, quindi nella scorsa sosta delle nazionali, dopo la partita con la Fiorentina, per intenderci, che è il nostro unico riferimento, almeno lo è stato in queste settimane, si racconta in maniera totalmente diversa. Dal punto di vista della comunicazione, intanto lì dice ho fatto un corso di simpatia, quindi già da quel punto di vista magari cambierà qualcosa nelle sue dichiarazioni, perché poi sappiamo in alcuni frangenti sfociava in qualche attenuante di troppo, in qualche scusa di troppo, e quello forse l'ha anche penalizzato nella sua carriera, l'ha detto lui stesso. E poi quello che ci preme capire maggiormente è che Mazzarri ritroveremo dal punto di vista proprio tattico, dell'evoluzione che ha avuto, perché tantissimi opinionisti raccontano di Mazzarri o sui stessi ex giocatori del Mazzarri baricentro basso di partenza. Lui invece in quell'intervista dice io non ho fatto il 4-3-3 in carriera proprio perché non ho mai avuto i giocatori adatti a mia disposizione. Francamente, insomma, resto un pochino perplesso, perché poi 20 anni di carriera, come puoi non aver mai avuto giocatori per un 4-3-3, un modulo abbastanza universale? È più caratteristico il 3-5-2, dove devi avere giocatori ben precisi, devi farteli comprare. Poi lui dice il mio modello è il Napoli di Spalletti, proprio le dichiarazioni forse che De Laurentiis voleva sentire in quel periodo, e quindi siamo tutti curiosi di ascoltare questo Mazzarri 2.0 e poi di vederlo in campo, perché onestamente io non ho mai visto squadre di Mazzarri fare il gioco per cui è costruito da anni il Napoli, cioè quello della linea alta, il fraseggio strettissimo con tutti i giocatori di qualità. Abbiamo sempre visto le squadre di Mazzarri farsi apprezzare per marcatura magari sull'uomo, baricentro sempre, ripeto, piuttosto basso, e poi magari affidarsi anche all'individualità, in velocità, soprattutto lì davanti. Quindi veramente è un'incognita da ogni punto di vista questa scelta di De Laurentiis. Antonio, da entusiasta e anche appassionato di tattica, ti aspetti però una versione 2.0? Perché un po' tra le righe abbiamo percepito, in realtà un po' tutti immaginiamo, la difficoltà proprio di concepire Walter Mazzarri nel 4-3-3 con regista basso, con chiaramente dei meccanismi che non appartenevano al suo Napoli. Però sarebbe ridicolo pensare che un allenatore non abbia nel proprio arsenale più frecce da scagliare. Come te lo immagini questo Napoli, e se soprattutto è un po', sarà vero un po' quello che si inizia a vociferare tra i corridoi di Castelvolturno, vero, quello che Mazzarri sostanzialmente, perdonami, è lì giusto per ricreare un po' di entusiasmo? Sì, da quel punto di vista io non ho particolari dubbi, perché poi
proprio tra i punti di forza di Mazzarri c'è quello di creare una certa empatia, di entrare subito insomma in sintonia con lo spogliatoio, far breccia nei suoi giocatori. Quel Napoli che noi ricordiamo sempre con affetto, veramente andava settimanalmente a fare la guerra su tutti i campi, lì fino al 97esimo a battagliare, quindi colmando anche alcuni limiti tecnici o limiti nell'organico che aveva. Poi è chiaro, il confronto è difficile, perché se andiamo ad analizzare quegli anni lì di Mazzarri, il Napoli aveva media 1.7, la stessa di Rudy Garcia, però ovviamente sono dei Napoli diversi. Quello lì viene ricordato con un entusiasmo incredibile, perché era un Napoli in crescita che per la prima volta andava a giocarsela alla pari sui grandi campi insomma della Serie A e in Champions. Questo qui ha delle aspettative diverse, una squadra fortissima, super completa in ogni ruolo, e quindi la media è veramente bassissima per quelle che sono le potenzialità della squadra. Poi insomma sì, sono d'accordo con quello che dicevi, tutti poi possono sperimentare cose diverse, tutti possono studiare, l'ho detto, da studiare il Napoli di Spalletti, seppur immagino dalla televisione, perché un passare del turno non ci sono notizie di incursione di Mazzarri per quanto riguarda gli allenamenti di Spalletti. Sappiamo invece che tanti allenatori hanno fatto visita in questi anni a Castelvolturno. Insomma, avrà avuto la sua evoluzione e spero che la vedremo già dalla partita di Bergamo. È chiaro, resta la curiosità, perché non abbiamo mai visto Mazzarri fare quelle cose, però credo ripartirà da lì. Fa bene che questa squadra fa fare quel gioco lì, altre cose credo siano difficili, cioè il Napoli se si mette un quarto d'ora lì dietro becca 3-4 palle gol, perché proprio non è costruito per difendere in quella maniera, diciamo, all'Allegri. Quindi non mi aspetto cose particolari, ma mi aspetto che inizialmente vada sul 4-3, insomma, come già in questi giorni a Castelvolturno, e che insomma provi a intanto a far credere di più nei propri mezzi a giocatori fortissimi. Sarebbe un primo passo, visto che poi sia sembra aver tolto proprio la fiducia in primis a questa squadra. A proposito di Bergamo, quant'è che vale per il Napoli la trasferta di domani con l'Atalanta? Vale tantissimo, valeva già tantissimo, ancora di più, perché poi quando cambi in panchina la prima è sempre delicatissima, cioè nel senso che anche a livello proprio dell'umore, di credere in quello che si fa con un nuovo allenatore, parti una sconfitta, pure se il Napoli dovesse fare una buona prestazione, poi fare un risultato negativo subentra quel discorso e dice abbiamo cambiato, partiamo con una sconfitta, non è cambiato nulla, è un po' di frulla nella testa quel messaggio. Quindi quando cambi in corsa allenatore, la primissima partita è veramente, ha un'importanza notevole. E io ricordo la prima proprio di Mazzarri, il Napoli-Bologna in rimonta incredibile, e da lì poi si creò anche un certo entusiasmo e portò il Napoli a grandi risultati. Antonio, grazie mille per essere stato dei nostri, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grande abbraccio al direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito. Andiamo avanti anche con i nostri temi, a breve andremo avanti anche con la nostra scaletta. Intanto riprendiamo anche le parole di Giampiero Gasperini in conferenza stampa su De Ketelaer. Dice: non mi preoccupa, è comunque un giocatore in crescita, ha avuto modo di recuperare bene dal punto di vista fisico, mi è sembrato sicuramente in crescita anche sotto l'aspetto della condizione. Arriva da una stagione certamente non positiva, adesso sta facendo il suo percorso, ma riguarda un po' tutti quelli che abbiamo a disposizione. Su di lui le luci sono sempre molto accese, ma è un giocatore che ha le qualità e ha bisogno di metterle in mostra. Poi sul portiere di domani giocherà ancora Carnesecchi, ribadisce il buon Gasperini, anche per dare continuità alla partita che ha fatto a Udine, andremo avanti un po' così a vista. Andiamo avanti anche noi con la nostra scaletta. È un grande piacere ritrovare un amico di Radio Punto Nuovo come Claudio Nofri. Claudio, che piacere, ben ritrovato. Piacere mio, ciao a tutti. Atalanta-Napoli sarà uno spettacolo?
Bisogna vedere l'atteggiamento che avrà il Napoli. È chiaro che da un punto di vista del modulo, giustamente Mazzarri, credo almeno, poi ditemi voi, non cambierà molto, no? Perché mi sembra che sempre sia sta strada 4-3-3. Ma è giusto, è una professione di umiltà, perché in una settimana cosa vuoi lavorare su alcune cose, quindi ti rifai a tutto quello che già conoscono i tuoi atleti. Però ovviamente bisogna vedere la tendenza a cercare di dare fastidio all'Atalanta, cosa che non è facile, perché è una squadra che ti attacca da tutte le zone del campo, quindi ovviamente dovranno gli azzurri cercare di appunto contenere in qualche maniera le folate e il pressing avversario. È una partita difficile sicuramente, un po' per quello che sta avvenendo proprio a Napoli, ma ancora più difficile perché l'Atalanta, voi credo che lo sappiate, io a parte l'amicizia ho una stima infinita per Giampiero Gasperini, che è uno che ti dà una forma di gioco, diciamo così, una conoscenza di quello che devi fare in tutte le fasi della partita, che valorizza proprio il prodotto che ha a disposizione e quindi ti mette sempre in difficoltà. Però vedremo, il calcio è una materia strana dove la matematica e la geometria c'entra poco e niente, e quindi ovviamente può succedere di tutto, anche perché il Napoli è vero che è in crisi e tutto, il cambio allenatore e tutto, però onestamente è una bella squadra, ecco. Claudio, io riparto proprio da quello che hai detto poco fa, la situazione comunque nazionali, perché ti chiedo quanto sarà difficile affrontare una partita del genere per un allenatore come Mazzarri, che durante la sosta praticamente non ha lavorato con nessuno, tutti i giocatori impegnati in nazionale e diversi infortunati, solo ieri sono rientrati tutti, eccetto Anghissà che si è allenato soltanto oggi per la partita di domani. Ecco, quindi preparare una partita come quella contro l'Atalanta senza Anghissà, senza Zielinski che ha lavorato a parte e soltanto oggi si riunisce completamente al gruppo, senza ad esempio uno come Lobotka che soltanto ieri è rientrato in gruppo, senza Osimhen ancora infortunato, senza tantissimi giocatori veramente molto importanti, come che cosa bisogna aspettarsi a questo punto da Mazzarri contro l'Atalanta? Appunto, come dicevo prima, ovviamente questo è un coefficiente di difficoltà ancora maggiore rispetto a quello che dicevamo prima per la squadra che vai a affrontare, ma il fatto che non hai potuto dare dei dettami, avresti potuto farlo anche in maniera molto molto risicata, diciamo così. Comunque, perché in una settimana non è che basta parlare e dire quello che devi fare, devi preparare la partita attraverso degli allenamenti che poi si riportano durante la gara. Però è ovvio che questo che mi stai dicendo è un qualcosa che peggiora la situazione, per cui ci vorrà sicuramente, oltre il valore di chi scenderà in campo, sicuramente un atteggiamento non remissivo, perché con l'Atalanta se ti approcci in questa maniera ovviamente paghi dazio, per cui è una gara. Io onestamente con Garcia all'inizio in fase di preparazione mi ero andato a vedere alcune partite e mi sembrava che anche lui avesse umilmente cambiato poco nelle strategie, diciamo, di gioco, perché l'anno prima funzionava tutto alla perfezione e quindi era inutile cambiare. Poi ci sono stati problemi, magari anche all'interno dello spogliatoio, non lo so, ma comunque che hanno depistato l'allenatore. Mazzarri è l'ideale da un certo punto di vista, nel senso che è uno che ha esperienza, è uno che pensa al sodo, diciamo così, e non tanto al modo di giocare, allo spettacolo e tutto, però proprio per questo probabilmente già dall'inizio darà dei diktat ai propri giocatori che magari risollevino la squadra. Io personalmente, ma non lo dico in senso offensivo, ci mancherebbe altro, per uno che ha fatto una carriera comunque molto molto importante, io sinceramente
preferisco allenatori che abbiano un'idea di calcio prefissata e che la trasmettono sempre ai propri giocatori, perché la conoscenza di quello che devi fare è quello che arricchisce sia individualmente che poi di conseguenza a tutta la squadra, arricchisce il valore della stessa. Però Mazzarri, che ha altre visioni, diciamo, e ce ne sono anche tanti, l'Allegri della situazione, ci mancherebbe altro, che hanno ottenuto risultati importantissimi, quindi saprà quello che deve dire inizialmente e quello che deve inculcare nella testa ai propri giocatori per risollevarsi. Ci salutiamo, Claudio, con un'ultimissima, forse la più grande domanda, quella da $1 milione in casa Napoli. Cosa si chiede davvero a Walter Mazzarri? Non ho capito, scusa. Cosa si chiede, secondo te, davvero a Walter Mazzarri? Cosa bisogna chiedere? Qual è il termine di paragone, anche di verifica, di controllo di questo nuovo allenatore che torna a Napoli anche in veste da traghettatore? Di riportare a un livello che era scaduto molto, ma non solo di gioco ma anche di risultati, anche se è ovvio, qui tutti quanti, anche io personalmente, dico il campionato è appena iniziato, ma insomma non è proprio così, no? Perché adesso siamo abbastanza avanti e quindi il distacco dalle prime, eccetera, è difficile pensare a ribaltare questa situazione tornando a lottare per lo scudetto. Questo poi nel calcio ci sta di tutto e di più, però viste le contendenti, soprattutto Inter e poi anche la stessa Juventus, è chiaro che loro manterranno più o meno questo trend. E allora, ecco, riportare a galla una squadra che sta, non dico affogando, ma insomma è in un mare molto mosso, e attraverso l'esperienza che ha lui proprio nel comunicare all'interno dello spogliatoio e poi a dargli dei diktat, diciamo così, anche tattici, credo che sia questo il compito per riportare perlomeno in zone alte di classifica e far sì che il Napoli poi possa riprendere la stagione successiva un target che gli appartiene assolutamente anche quest'anno come valore di squadra, insomma. Claudio, grazie mille per essere stato dei nostri, buon lavoro e buon weekend. Grazie a voi, buona giornata a tutti, ciao. Grandissimo abbraccio a Claudio Onofri, che è stato dei nostri quest'oggi. 60 secondi e continuiamo con la nostra scaletta, tra poco. Sono le 14:23, continuiamo a breve anche con la nostra scaletta. Vi ricordo il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Ricordiamo anche un po' le parole in conferenza stampa di Giampiero Gasperini, che poi ha parlato anche della favorita Scudetto. Gli hanno chiesto quale sia tra le squadre di altissima classifica la più indicata a vincere il tricolore. È facile dire che l'Inter sia la squadra più accreditata, dice Gasperini. Fino adesso hanno dato questa sensazione. Poi in questo momento sono le squadre pretendenti a fare un po' il gruppone. Certo, l'Inter è un po' più favorita, ma sono passate soltanto 12 giornate. La Juventus ha sicuramente possibilità di crescita, sono state due partite che in fin dei conti ci hanno dato consapevolezza e energie, quelle proprio contro Inter e Juventus. Poi la qualità con cui affronti queste squadre ti dà la dimensione e il metro di quelle che possono essere le tue possibilità. Andiamo al telefono, andiamo dal collega di DAZN, Dario Mastroianni. Ciao Dario, come sempre, grazie mille. Ciao, grazie a voi. Hai commentato l'ultima gara di Rudy Garcia a Napoli, l'ultima gara di Rudy Garcia sulla panchina degli azzurri. Ti chiedo ora cosa ti aspetti dalla prima gara in azzurro di Walter Mazzarri. Ma mi aspetto una reazione d'orgoglio, ma principalmente poi in realtà della squadra, magari anche con un pizzico di leggerezza in più, perché le ultime settimane con Rudy Garcia erano pesanti e lo erano anche dal punto di vista dell'ambiente in casa. È vero che insomma il percorso di Mazzarri inizia in trasferta, però secondo me insomma se arriva una buona prestazione, se arriva un buon risultato, anche l'ambiente al Maradona poi sarà diverso e probabilmente aiuterà anche i giocatori. Per quanto hai visto, per quanto hai seguito quel Napoli contro l'Empoli, servirà qualcos'altro anche da parte di qualche singolo per venire fuori dal momento che
comunque non è semplicissimo, comunque davanti ci saranno delle partite toste, difficili da affrontare. Ricordiamo ancora una volta che Napoli si troverà di fronte in due settimane prima di tutto l'Atalanta a Bergamo, poi il Real, poi l'Inter al Maradona, dopodiché l'ultima con la Juve allo Stadium di Torino prima delle altre. Sì, guarda, sono partite che in realtà per certi versi ti aiutano a tenere un livello di concentrazione altissimo. E la squadra ha bisogno di ritrovare un po' di cattiveria sportiva, che secondo me mancava. Io me ne sono reso conto anche preparando la partita con l'Empoli, quindi ancora prima di vedere poi la prestazione e studiando un po' in maniera analitica. Il Napoli aveva numeri praticamente identici a quelli della scorsa stagione sotto tanti aspetti, recuperi palla offensivi, tiri generati da una pressione fatta bene, occasioni da gol pure create. Anche a livello difensivo c'erano numeri molto simili. La cosa bella di questo sport è che a livello statistico puoi calcolare tutto, ma ci sono delle cose che non sono calcolabili, come la cattiveria, l'intensità e magari la qualità. Quindi è mancato un po' di questo al Napoli, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo. Quindi è più una questione a questo punto di testa, sarà quella secondo me fondamentale domani. Anche perché contro l'Empoli non abbiamo visto una squadra al 100% in simbiosi con il proprio allenatore, non abbiamo visto forse una squadra disposta a dare, ma a livello inconsapevole, sia chiaro Dario, senza voler accusare i calciatori di nulla, ma anche dal punto di vista inconsapevole, se non si crea quell'empatia giusta con il proprio allenatore, se non si crea quel rapporto quasi padre figlio che si è creato con Luciano Spalletti, è difficile dare quel chilometro orario in più quando si va a correre, andare a lottare sul centimetro in più. Ah, è vero, poi se analizziamo bene il rapporto Spalletti-Napoli, prima di tutto partiamo dal lavoro biennale, e quindi vuol dire che anche lì c'era bisogno di tempo, e c'è stato bisogno di tempo, è servito, però chiaramente il contesto, la situazione circostante era completamente diversa, le ambizioni in quel momento erano diverse. C'è una cosa che aveva detto subito Rudy Garcia quest'anno, che in realtà doveva essere d'aiuto ai giocatori, ma non è stato. La pressione di chi gioca il campionato con lo scudetto cucito sul petto va gestita in maniera diversa, deve essere un orgoglio, deve essere il motivo per uscire dalle difficoltà, semplicemente guardandolo mentre sei in campo. Così non è stato nelle difficoltà che ha affrontato il Napoli in questi inizi di 2023-2024, e adesso quello che può portare Mazzarri è sicuramente tanto entusiasmo, la consapevolezza di avere vicino una guida che conosce nel minimo dettaglio tutto quello che succede attorno al Napoli, anche come ambiente, e quindi questo magari può dare un senso di protezione maggiore ai giocatori, che però devono tornare a fare quello che hanno fatto negli ultimi due anni. Serve veramente, secondo me, poco a livello di campo, tanto a livello mentale. Dario, secondo te dei singoli in questo Napoli a chi potrebbe far bene maggiormente l'arrivo di Mazzarri? Questa è una bella domanda. Sicuramente le frizioni viste a Bologna, in casa con la Fiorentina, discorso Osimhen, Kvaratskhelia, prendo loro come riferimento tecnico della squadra, magari può far bene a loro, nel senso di trovare un po' di serenità, e magari un allenatore che nei momenti complicati di una partita insomma si affida a loro e non li chiama fuori perché li vede stanchi. Ci sono delle partite in cui secondo me determinati giocatori non si possono togliere perché hanno sempre la giocata in tasca, e quindi secondo me può rasserenare loro. Sarà fondamentale il lavoro di Lorenzo da capitano, perché comunque bisogna un attimo rincompattarsi quando arriva un allenatore nuovo, anche e quindi certo. Devono essere bravi a lavorare loro due insieme, anche perché Dario, il ciclo di partite che adesso attende il Napoli è di quelli che non sono concessi errori, oppure paradossalmente ci si aspetta anche qualche passo falso, e quindi è anche forse il momento migliore dal punto di vista delle pressioni per esordire. Sì, il calendario è tremendo, quello è poco ma sicuro,
e che magari affrontandolo con aspettative inferiori, insomma, hai più da guadagnarci che da perderci. Ma sono tutti giochi mentali questi, nel senso, poi bisogna vedere come la vivono i giocatori, come la vivono dentro lo spogliatoio, magari la voglia proprio di dimostrare che in questo momento, con l'incalendario difficile, con una rottura che c'è già stata durante la stagione, per cambiare allenatore da campione d'Italia dopo un mese e mezzo, due mesi di lavoro, non è una cosa positiva. Magari è quello che dà la spinta in più per, insomma, per far stare zitte un po' di persone, ecco, mettiamola così. Dario, grazie mille per essere stato dei nostri, buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi, buon lavoro. Grandissimo abbraccio a Dario Mastroianni da Zon, che ha raccontato Napoli-Empoli quasi due settimane fa, l'ultima partita di Rudy Garcia sulla panchina degli azzurri e poi il preambolo all'arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina degli azzurri. Ricordo che Walter Mazzarri parlerà tra 59 minuti esatti in quel di Castelvolturno, mentre tra 29 minuti esatti partirà la vendita libera per Napoli-Inter. Ricordiamo, il match si disputa in giornata 3 dicembre alle 20:45, le curve superiori sono già sold out perché sono terminate la fase 2, chiaramente dedicata ai soli possessori di Fidelity Card, gran parte dei distinti superiori anche sta andando sold out. Quest'oggi arriverà di fatti l'ultima botta per quanto riguarda la vendita dei biglietti, con la vendita aperta a chiunque, anche a chi è sprovvisto della Fidelity Card del Napoli. Per quanto riguarda invece il settore ospiti, siamo un po' tutti in attesa della decisione del CASMS, dell'Osservatorio Nazionale, sulle restrizioni da applicare alla gara, perché la vendita libera parte con divieto di vendita ai residenti nella regione Lombardia per tutti i settori ordinari. Poi chiaramente facciamo fede anche a quanto comunicato proprio dalla SSC Napoli, che restiamo in attesa di ulteriori novità per quanto riguarda appunto delle novità per quanto riguarda i biglietti. Perdonatemi, un piccolo imprevisto che a breve andiamo subito a ripristinare per la nostra scaletta. Intanto, Giovanni, ti chiedo, Napoli-Inter chiaramente è la prima anche casalinga di Walter Mazzarri, fa un po' sorridere che capiterà proprio con una delle squadre che aveva segnato una piccola frazione, una piccola rottura nel rapporto con la tifoseria di Napoli l'anno sabbatico, poi Mazzarri va a allenare l'Inter. Sono un po' quegli scherzi, quegli incroci del destino, ritorno al Maradona sarà proprio contro i nerazzurri. Per fortuna i tifosi del Napoli ricordano la parte buona, perché c'è da ricordare la parte buona di Mazzarri per quello che ha fatto a Napoli. Quindi non si fa tutto questo ragionamento in negativo. È una partita come le altre per quanto riguarda lo stato attuale, è una partita come le altre che però troverà il Napoli sfidare quella che oggi è la squadra più forte del nostro campionato, senza se e senza ma. L'Inter già lo scorso anno la definivamo qualitativamente rosa alla mano, guardando un po' l'ampiezza di tutta la squadra a disposizione di Inzaghi, dicevamo che fosse a livello del Napoli, addirittura qualche volta abbiamo anche parlato di una rosa più forte di quella del Napoli. Oggi senza dubbio quest'Inter è più forte del Napoli, lo dimostra in campo con la continuità, ha un allenatore che ormai conosce quella squadra da 3 anni, ci lavora insieme, c'è stato qualche innesto, c'è stata qualche partenza, le partenze che ci sono state non sono state così tanto pesanti. È andato via Lukaku, è arrivato Thuram. Lukaku lo scorso anno non ha portato granché a questa squadra, Thuram invece è partito veramente bene, quindi fondamentalmente siamo lì, forse qualcosina in più Thuram lo sta dando, lo vedremo a lungo questo qui. Invece lì dietro forse fondamentalmente la stessa squadra, c'è un Pavard in più, ovviamente adesso è infortunato, però c'è un Pavard in più, quindi una cosina è stata aggiunta sull'out di sinistra. L'anno scorso non si è visto Gosens, quest'anno c'è Carlos Augusto, che è un'alternativa clamorosa a Di Marco. Per me è il,
è il dodicesimo uomo più forte che ci sia in Serie A. Se vogliamo parlare di riserve di esterni, è sicuramente per distacco l'alternativa come terzino, come quinto più forte che ci sia in Serie A. Carlos Augusto oggi giocherebbe titolare un po' ovunque in questo campionato. Questo per far capire che l'Inter, senza dimenticare Frattesi, perché l'Inter ha preso anche Frattesi e lo ha fatto accomodare in panchina, quando entra, se entra, è uno che fa la differenza in ogni momento della partita, perché ha qualità da vendere, è uno di quelli veramente forti forti forti. Quindi con Frattesi, con Carlos Augusto, con Pavard, l'Inter ha fatto anche un passo in avanti sotto il punto di vista della qualità, degli uomini importanti a disposizione di Inzaghi. Quindi quest'Inter oggi, se sta facendo quello che sta facendo, se ha più 10 sul Napoli, sicuramente ci sono delle colpe da parte del Napoli, però è anche una squadra che si è rinforzata mantenendo un'ossatura importante e mantenendo un po' le idee di quello che è l'allenatore che ha portato questa squadra in finale di Champions League. Non dimentichiamo che l'Inter è finalista della scorsa Champions League 2022-23. Quindi Napoli, grandissima attenzione a quella che sarà la prossima sfida del Maradona, perché di fronte non ci sarà l'ex squadra di Walter Mazzarri, ci sarà semplicemente la squadra che 3 anni fa ha vinto lo scudetto, che lo scorso anno è arrivata in finale di Champions, che oggi è capolista in questo campionato e può addirittura allungare sulla Juventus in questo scontro diretto che vedrà impegnate le due squadre in questo weekend. Quindi attenzione, grandissima attenzione a quest'Inter. Il Napoli dovrà dare tutto, dovrà dare il massimo, e per fortuna, salvo complicazioni, qui ormai facciamo ogni scaramanzia del caso, Victor Osimhen sarà una risorsa importante per affrontare una partita di questo livello, e il Napoli dovrà indossare l'abito migliore del Napoli forte. Sarà la prima domanda in conferenza stampa quella per Victor Osimhen, immaginiamo. Mister, ci sarà Victor? Sì o no? Questo però potremmo anche capirlo un po' prima, sarà da capire anche per in base al report del Napoli, in base all'allenamento che si sta svolgendo in questi minuti. Dovrebbe addirittura forse essere già finito, tra pochissimo ci andiamo ad informare, ne capiremo di più, però io credo, da quello che mi era stato comunque detto ieri nel pomeriggio, Osimhen dovrebbe in teoria partire con la squadra e andare in panchina. Ci dovranno essere le risposte definitive e giuste dall'allenamento di oggi. Osimhen in panchina, così come Zielinski in panchina, addirittura forse lui anche dal primo minuto titolare, e da capire invece Meret, perché potrebbe addirittura farcela. Aspettiamo giusto un attimo le ultime da Castelvolturno. Chiaramente siamo anche in attesa del report, l'allenamento che comunicherà o meno poi eventuali novità in vista della gara di Bergamo. Intanto, a proposito di scudetto, l'Europa di domani, l'evento dove è intervenuto anche a margine Luciano Spalletti, ha parlato della lotta al vertice, dice: è troppo presto dire che soltanto Juventus e Inter siano lì per il tricolore. Milan e Napoli sono dentro a piedi pari ancora, perché le conosco, visto le qualità dei calciatori di cui dispongono e quelle degli allenatori. Sono club top che possono ancora vincere il campionato, e questa insomma è un'investitura assolutamente importante. Così come importante, a proposito di notizie dell'ultima ora, in mattinata era arrivato un aggiornamento importante vista la gara tra Real e Napoli, perché dopo Vinicius Junior il Brasile ha restituito un altro acciaccato a Carlo Ancelotti, e si tratta di Rodrigo. Secondo AS, anche il brasiliano sarebbe in serissimo dubbio per la gara contro il Napoli. Ricordiamo che mancherà Camavinga. Onestamente non è che ci dispiaccia tanto, no, manchino questi giocatori. Sportivamente parlando non è assolutamente una brutta notizia, per Carlo Ancelotti lo è certamente di più. Giovanni, io ti saluto già adesso perché sei diretto a Castelvolturno per la conferenza stampa di Walter Mazzarri. Poi vi tengo compagnia in questi ultimi 20 minuti. Sì, perché comunque abbiamo un ospite importantissimo. Scatenato. Scatenato come sempre.
Io ti ringrazio Alessandro, ringrazio tutti e ci sentiamo chiaramente come sempre domani, in attesa comunque nel frattempo della conferenza, chiamiamola anche di presentazione, dai, sì, di Walter Mazzari. Aspettiamo, così. Allora, buon lavoro al nostro Giovanni, che risentiremo domani. Nico è da un super ospite come il professor Bruno Siciliano. Professore, buongiorno e ben ritrovato. Ciao Alessandro, è un caro saluto di Radio.com. Professore, le chiedo subito cosa ne pensa il ritorno di Walter Mazzari. Ma io ho delle buone sensazioni, nel senso che almeno da quello che ho visto, ho letto, ho ascoltato, vedo un clima rasserenato, e questo è molto importante. Poi ovviamente Walter è una persona che conosce l'ambiente, credo che lui sia venuto anche per un atto d'amore nei confronti di Napoli e dei napoletani, nonostante il suo commiato nel 2013 fu un attimo tribolato, no? Nel senso che diciamo, lui vuole scappare all'Inter, però io penso che il legame non si sia mai sciolto, anche perché lui dava quell'animo alla squadra di lottare, di sudare la maglia, di lottare fino insomma all'ultimissimo minuto del recupero, e credo che questo gli sia rimasto, e quindi io confido che potrà ridare diciamo quel cuore e quella serenità mentale che probabilmente è quella che ha influito negativamente, al di là di quello che può essere un discorso tecnico oppure un contesto tattico oppure legato alla scarsa empatia che si era stabilita tra Garcia, il suo staff e i giocatori. Quindi io sono favorevole, certo col senno di poi forse questo cambio si sarebbe potuto fare alla precedente pausa, però ormai quello che è stato, quindi dobbiamo guardare avanti. La rosa è una rosa che diciamo questi calciatori non possono essersi diciamo come dire imbrocchiti nel breve volgere, certo, di 4-5 mesi. Quindi insomma è una rosa di valore ed è una rosa decisamente superiore a quella che ebbe Mazzarri quando allenò il Napoli dal 2009 al 2013. Quindi in definitiva le premesse ci sono tutte. Veramente ora c'è un filotto di partite importanti, quindi è un banco di prova così, però forse è anche meglio così, perché potremo renderci conto del insomma di quello che è lo spessore che sperando si sia insomma come dire ricostituito, e soprattutto delle potenze. Quindi niente, sono molto curioso di vedere il Napoli all'opera e di vedere anche come sarà schierato tatticamente. Lui ha detto che partirà comunque riconfermando il modulo classico del Napoli, che ormai è un modulo che proprio diciamo c'è un ciclo che si chiude, perché il Napoli gioca 4-3-3 proprio dalla partenza di Mazzarri, no, con Benitez ha sempre poi giocato 4-3-3 tranne 2-3 partite con Sarri all'inizio, che voleva l'albero di Natale, la piramide, no, insomma, che voleva saponare e così via, per cui in definitiva io penso che insomma le premesse ci sono, vediamo insomma, sono moderatamente fiducioso, ecco, e speranzoso ovviamente da tifoso. Professore, venendo invece alla gara contro l'Atalanta, prima ci diceva il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, se l'Inter poi domenica sera va a vincere a Torino rischia di fare lo stesso campionato che ha fatto il Napoli lo scorso anno. Le chiedo e le giro quasi questa considerazione: se il Napoli vince a Bergamo possiamo rivedere in parte il Napoli dello scorso anno? Secondo me sì. Cioè, chiaro che l'Inter ha solo un punto in meno del Napoli dell'anno scorso. A questo momento, a questo livello, il Napoli era a 32, se ricordo bene, l'Inter è a 31. Quindi indubbiamente sì, l'Inter secondo me sulla carta è più forte della Juve. Su questo sono così. Però la Juve sappiamo bene come diciamo comunque goda di un clima, non voglio dire diciamo di favori diciamo arbitrali o di Lega, però insomma io credo che alla fine non perda, insomma io vedo un pareggio in quella partita, che poi potrebbe essere anche il risultato che secondo me ci farebbe più comodo, soprattutto in vista della partita di domani sera che è negativa. Però ecco insomma io penso che diciamo ho anche letto, anche se molte volte è pretattica quella di Gasperini, a me Gasperini non è mai vero, piaciuto, verissimo, esatto, insomma, come uomo Non rientra nelle mie... Su Cop Miners immagino diciamo, stia arrivando, professore. Sì, ho letto così, però poi insomma sempre fatto questo, e quindi così. Poi là sicuramente troveremo
un'atmosfera ostile. Io insomma, io spero che la cabala, io sono stato credo 8-9 volte a Bergamo, non ho mai visto il Napoli perdere, quindi spero comunque, ho visto sempre vincere, forse tranne due o tre pareggi, quindi vado a memoria. Quindi spero di, insomma, così, di confermare la tradizione. Sì, in speriamo anche noi, professore. Un biglietto di tribuna, un invito, fortunatamente, perché ovviamente col fatto del vincolo della trasferta vietata era diventato difficile. Però ecco, insomma, in buona sostanza, io spero, io sono così, anche perché, voglio dire, fare una buona partita e non perdere o pareggiare o auspicabilmente vincere questa partita deve essere anche il giusto viatico poi per affrontare un Real che altrettanto sembra essere in condizioni precarie per quanto riguarda gli infortuni o comunque gli indisponibili, e poi avremo la partita topica con l'Inter. Forse anche per questa ragione io mi augurerei proprio utilitaristica Juve-Inter, in modo che poi, diciamo, sa, l'Inter che non ha perso alcuna, che sì, ne ha persa solo una in casa, no? Se ricordo bene, sì. Col Sassuolo, per partite di seguito e oggettivamente. Ma professore, la sto iniziando a sentire un po' a strappi, non so se magari è una zona poco coperta, perché la stiamo iniziando. Io sono a casa, al balcone. A questo punto, anzi, sì, abbiamo qualche difficoltà nel sentirla. Proviamo un attimo a ripristinare il collegamento. Adesso ci sente, professore? No, io continuo a sentirvi. Adesso bene. Io la voi sento forte e chiaro. Prima la sentivo un po' a strappi. Okay, perso. No, ho messo il telefonino ho messo lo smartphone fuori la finestra. Sì, perfetto. a volte i muri di casa possono schermare. Insomma, vero, dicevo. Benissimo. Dicevo appunto, insomma, il uscire indenni, ovviamente noi ci auguriamo che il Napoli possa vincere anche con quel pizzico di fortuna, no? Che forse è mancato nelle ultime partite, sarebbe un ottimo viatico per poi affrontare il Real Madrid e poi ovviamente l'Inter al Maradona, un Inter che a questo punto, se dovesse pareggiare, io penso che sia improbabile che l'Inter perda due partite consecutive con due trasferte impegnative, quindi a questo punto un pareggio tra Juve e Inter e con un Napoli in fiducia con le due partite di Bergamo e di Madrid conterà anche molto la prestazione al di là del risultato, perché sono partite difficili che possono essere decise da un episodio, però ecco, insomma, potrebbe dare la giusta convinzione, la giusta determinazione di giocarsela alla pari con l'Inter, e penso che poi Walter Mazzarri senta particolarmente quella partita, sia per il suo affetto nei confronti di Napoli, sia per il fatto che lui poi non fu trattato bene dall'Inter, perché la società non gli mise una rosa adeguata a disposizione e alla fine si lasciarono male, no? Se ricordo bene. Quindi sì. A questo punto speriamo che in queste due partite poi, diciamo, magari con un Inter che pareggia a Torino con la Juve, si possa fare una grande prestazione e magari anche batterli, ecco, insomma, al Maradona. A quel punto diventerebbe tutto un altro discorso e probabilmente si potrebbero anche riaprire certi giochi. Quindi vediamo, insomma, io sono ovviamente un tifoso inguaribilmente ottimista di natura. Perché così deve essere il tifo. Sono curioso. È ottimista, professore, si aspetta anche un nuovo rapporto tra Mazzarri e un po' le due stelle di questa squadra, Kvaratskhelia e Osimhen, che forse sono i due che hanno vissuto in maniera anche più plateale, più tormentato l'addio di Luciano Spalletti? Io penso di sì, perché Walter Mazzarri è una persona intelligente, non è spocchiosa, ed è una persona che in qualche modo si adatta anche al materiale umano, nel senso, lui dalla rosa che ebbe a disposizione in quei 4 anni ha tratto il meglio, perché comunque, diciamo, ha valorizzato giocatori che non nascevano campioni, quindi secondo me in maniera intelligente utilizzerà al meglio. Chissà se Osimhen andrà in campo dal primo minuto o meno, però mi immagino che Kvara, che tra l'altro l'anno scorso mancò proprio a Bergamo e fu anche fonte di qualche velata polemica tra Luciano Spalletti e i giornalisti, no? Che nella conferenza stampa mi ricordo che si chiedevano il perché del furto di Kvara e così via, a fronte di un Elif Elmas che fece una prestazione sontuosa coronata poi dal gol della vittoria. Quindi, cioè, voglio dire, insomma, io penso che
Kvara abbia anche ricaricato le sue batterie in nazionale, quindi io mi aspetto una grossa prestazione da parte di Kvisha domani sera a Bergamo. Penso che vorrà mostrare anche in quel campo il fatto di essere stato il miglior giocatore del campionato italiano. Quindi insomma penso che Walter Mazzarri gli abbia dato proprio la carica giusta per così. E tra l'altro io ho anche letto il fatto che probabilmente avrà anche pensato forse qualche schema per non tenerlo troppo isolato sull'esterno, anche perché teniamo conto che domani giocherà Olivera, perché ovviamente Rui mancherà per un po' di tempo, e secondo me Olivera che tende a giocare sul binario ogni tanto si accentra, vedi l'azione di Salerno, però col fatto che gli scambi tra Rui e Kvara erano collaudati e domani c'è Olivera, io mi aspetto anche che con la probabile assenza iniziale di Osimhen, Kvara possa anche accentrarsi e giocare un po' come ha giocato per esempio con la Georgia contro la Spagna, in cui di fatto faceva il centravanti. Quindi io immagino anche qualche variazione tattica, e anche il fatto che se tu hai un campione con Kvara in squadra dovresti dare carta libera, no? Come giocava Roberto Baggio, come gioca lo stesso Dybala nella Roma, insomma. Quindi io mi aspetto anche questa ulteriore chiave tattica da parte di Walter Mazzarri, nel rispetto del modulo 4-3-3 con cui lui ha dichiarato apparentemente, ora c'è la conferenza stampa tra poco, no? Alle 6:30, con cui lui ha dichiarato comunque ha promesso al presidente di voler iniziare a giocare, poi insomma vedremo. Insomma, comunque io mi aspetto una bella prestazione, e anche che magari con un pizzico di fortuna e di serenità e lucidità mentale, che è quella che è mancata delle due partite col Milan e con l'Empoli in casa. Non ci dimentichiamo che se al 90esimo Kvara avesse messo dentro quei due palloni intercettati entrambi col piede sinistro dal Magnan e dal Berisha di turno, noi probabilmente andremo a giocare a Bergamo ancora con Garcia, perché sarebbero stati 5 punti in più. Il calcio è strano e anche bello, affascinante proprio per quello. Ci salutiamo, professore, con un'ultimissima. Le chiedo purtroppo di restare nei 120 secondi perché siamo ormai prossimi alla chiusura. Quanto finisce Atalanta-Napoli? Quanto finisce? Sì. C'è un po' di una macchina che è passata nella strada, per cui così. Sì. Ma io firmerei per il 2-1 dell'anno scorso. Magari con un attimo di patema nemmeno in meno, cioè magari cercando di mettere prima al sicuro risultato e poi l'Atalanta che rimonta e però non riesce a pareggiare, ecco, insomma un 2-1. Insomma, le ultime mie 4 andate a Bergamo sono concise con 4 vittorie, quindi speriamo che ci sia la quinta per completare questa manita ideale, insomma. Grazie mille, professore, per essere stato ai nostri. Buon lavoro. Sempre un piacere, forza Napoli sempre, comunque e dovunque. Vi abbraccio, ragazzi. Grande, grandissimo abbraccio al grande professor Bruno Siciliano, che è stato anche il nostro ultimo ospite di giornata. Noi siamo prossimi alla chiusura, abbiamo ancora qualche minuto per andare con qualche considerazione e qualche notizia dell'ultima ora, perché chiaramente siamo ormai prossimi alla gara contro l'Atalanta, siamo ormai prossimi anche alla conferenza stampa di Walter Mazzarri, che ricordiamo partirà dalle 15:30, sarà chiaramente poi seguibile anche su Radio Punto Nuovo nel corso dei vari appuntamenti con l'informazione regionale. Poi alle 19 tornerà Campania in campo col sottoscritto, dove andremo a parlare un po' delle ultime dalla Campania e non solo. Ricordo anche che tra 5 minuti al massimo, verso le 15, partirà anche la vendita libera, lo ribadisco perché magari qualcuno si è perso l'annuncio che abbiamo fatto prima. Partirà la vendita libera per i biglietti Napoli-Inter, purtroppo le curve superiori sono già completamente sold out, sono praticamente terminate nel corso della fase 2 della vendita, anche gran parte dei distinti superiori, però c'è buona disponibilità nei restanti settori del Maradona, chiaramente nella speranza che Napoli-Inter possa essere una partita anche diversa per quanto riguarda l'emotività e anche l'entusiasmo, perché poi un Napoli che vince a Bergamo e magari approfitta di una Juventus che fa un mezzo favore al Napoli restituisce anche una cornice diversa. Però stiamo già scappando troppo in avanti, stiamo già andando troppo
al di là, oltre quello che è Atalanta-Napoli, che è la prima grande finalissima di Walter Mazzarri da nuovo e ritrovato allenatore del Napoli. Quindi noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Walter Mazzarri, che a breve si ripresenterà anche come allenatore degli azzurri in conferenza stampa, ma facciamo in bocca al lupo affinché questa stagione possa essere ancora largamente salvabile, perché poi fa il bene della regione, fa il bene della città, fa il bene soprattutto dell'ambiente ritrovare un Napoli entusiasta, non un Napoli spocchioso, sbogliato, poco umile come quello che abbiamo raccontato nell'epoca breve, per fortuna, di Rudy Garcia. Detto questo, è davvero tutto da Alessandro Montano, un caro ringraziamento, un caro saluto, ricordandovi nuovamente che ci risentiamo dalle 19 con Campania in Campo e ci risentiamo domani dalle 13 alle 15 per il match day di Atalanta-Napoli. Chiaramente andremo anche nelle ore di vigilia a Salernitana-Lazio e poi insomma andremo anche con i due speciali di Radio Punto Nuovo. Vi lascio alla buona, buonissima musica di Radio Punto Nuovo e vi lascio a tutta l'informazione regionale che tornerà nel pomeriggio. Ciao!